L'artista esistenzialista, buonasera a tutti. Ci sono alcuni aforismi dell'artista esistenzialista di, non so, 4-5 ore fa e quant'altro, li vediamo un po' tutti assieme. Occorre trovare armonia in se stessi, pace interiore, amore per la vita, essere prodighi verso chi soffre in continua difficoltà. Essenza della vita e amore universale, quindi occuparsi dell'altro, siate generosi e premurosi verso i vostri fratelli, poiché questa è una porticina che vi conduce al regno di Dio. Primo aforismo. Cosa significa tutto ciò? Io credo che bisogna trovare armonia in se stessi, bisogna trovare la pax interna, la pace interiore, bisogna essere generosi verso gli altri, prodighi verso gli altri, diciamo premurosi verso gli altri. Fondamentalmente quel donare, donarsi è un po' un dare a se stessi indirettamente. Quindi credo che quando poi vediamo delle persone in difficoltà possiamo dargli una mano e tendere quella mano ci gratifica notevolmente. È l'essenza vitalis, l'essenza della vita stessa. Quindi è amore universale, questo vuole il nostro Signore. Quindi è la porticina che pian piano ci condurrà a Dio. Altro aforismo: ci sono lacerazioni perpetrate nel tempo e poi notevoli distillate motivi tra acrilici, dubbi e lodevoli certezze. Siamo essere del divenire, quindi in continuo mutamento. Ci sono prove e sono tante e non c'è giudizio alcuno, poiché se non sperimentiamo, non impariamo, nessuno può vivere di coercizioni mentali o di sfattismi emozionali, poiché solo l'uomo schiavo del mero apparire può concepire alto, basso, bello, brutto, così come grasso e meno, eccetera, eccetera, mentre la meditazione profonda ci permette di andare oltre quegli arcaici concetti predefiniti, di abbracciare il regno celeste con congrua consapevolezza. Cosa vuol dire tutto ciò? Io credo che noi viviamo di distillato emozionale, cioè proviamo emozioni verso chi che sia, ragazzi, amici e quant'altro. Quando poi toccano, secondo me, il nostro pentagramma emotivo, tante emozioni sono qualcosa di indescrivibile. Lacerazioni perpetrate nel tempo, ci lasciamo, matrimoni saltati, rapporti con amici, ragazze, quello che volete. Lodevoli certezze, le certezze sono quando c'è un orientamento, una predisposizione futura alla crescita, a migliorarsi, le cose vanno in un certo modo e noti dei miglioramenti. Gli acrilici dubbi, i dubbi sono quelli che tu hai quando fondamentalmente vivi in dei contesti dove non sei gratificato. Io ho delle prove, le prove sono talmente tante per quella che è la crescita interiore e non c'è giudizio perché il nostro Signore certamente non ci giudica, dobbiamo fare un percorso di crescita e fondamentalmente quello può portarci sicuramente a una crisi, ma dobbiamo sperimentare e se non sperimentiamo non impariamo. Chiaramente non mi si può dire sì, ma hai sbagliato, hai peccato e via discorrendo. Chiaramente perpetrare in quel peccato è sbagliato, ma se non proviamo, sperimentiamo, non possiamo imparare. Però non è giusto vivere di coercizione mentale, di sfattismo emozionale e quant'altro perché diveniamo schiavi del mero apparire. L'uomo vede bello, brutto, alto, basso. Io credo che si possa percepire l'amore verso una donna o quello che volete, un certo tipo di rapporto con un amico, anche a livello emozionale. Si riesce a toccare con mano quello che è l'anima della persone, quindi non sono per le coercizioni mentali, i blocchi mentali, i disfattismi emozionali, tante cose che non vanno in rapporti con gli altri o, ripeto, con una ragazza che ci ha lasciato per libera scelta personale o quant'altro. Quindi, chiaramente, soltanto con la profonda meditazione possiamo andare oltre quello che è un preconcetto o un arcaico concetto predefinito, fate voi, e soltanto laddove c'è una consapevolezza, una centratura, possiamo abbracciare il regno celeste. Altro aforisma: Gesù ci vuole sereni, felici. Non esiste la felicità collettiva senza felicità personale. Attenzione, siamo parte integrale del tutto, quindi esseri umani e generosi. Cioè, scusate, siate umani e generosi perché se non siete felici, il mondo in cui vivete non lo sarà mai, mai lo sarà uguale. Questo cosa vuole dire? E poi chiudiamo. Fondamentalmente il nostro Signore ci vuole sereni, tranquilli, felici, quindi con la nostra pax, la nostra pace interiore, non nervosi, perché tutto quello che è un essere, diciamo, carnevaleschi, ilari e quant'altro è un qualche cosa. L'altro magari essere fegatosi, irascibili, comporta comunque anche un abbassamento delle vibrazioni del nostro animo e quindi anche con malanni pregressi. Siamo
Sicuramente la felicità è per molto qualcosa che non esiste, o sono delle percezioni molto molto sottili, ma andiamo un attimino oltre. Fondamentalmente io credo che non esista una felicità collettiva se non esiste una felicità personale. Se noi siamo felici, il mondo è felice. Non essere felici comporta il vivere in un mondo che non è felice. Ripeto, siamo parte integrante di un microcosmo, parte integrante del tutto che è il macrocosmo. E quindi da questo punto di vista, se siamo umani, generosi, premurosi nei confronti degli altri, e quindi conseguenzialmente felice, il mondo in cui vivremo sarà felice. L'artista esistenzialista, buonanotte.